Strana e anche spaventosa è la strada di notte. C'è chi la teme e c'è chi ci campa come può. Nei pressi della stazione Termini ci sono ragazzi giovanissimi che si prostituiscono per poche decine di euro. Ci avviciniamo con una telecamera nascosta e il cuore stretto da una morsa. Voi che fate? Mi sono qua. Cercare di fare i soldi, capito? Ma si guadagna qua? Se si guadagnava non stavamo qua. Voi dove siete? Vulgaro e nero me. È tutto semplice, crudo, sordido insieme. Uno sguardo, la tacita intesa e si passa subito alla contrattazione. Accanto a un lampione abbordiamo uno di questi ragazzi di vita. È italiano, ha un accento meridionale, sembra incredibile. Sei? Io di Avellino. E tutti i giorni vieni qua? Ogni sera. Marco ha lo sguardo timido e incerto dei suoi 23 anni appena compiuti. Ogni sabato prende il treno da Avellino per vendersi qui, nella notte di Termini. Vengo alle 8, alle 9, alle 10, quando arrivo a Roma e poi vado via la mattina. I clienti quanto fa danno? Sì, 30. Per che cosa che vogliono da te? Ho una Ma pure tu ci vai pure a letto o ci fai solo No, a letto non. Ma quanti clienti si fanno in una sera in genere? Non lo so, 13, 14. Al mese quanto si guadagna? Poco, in spesa. Ti è mai capitato che ti hanno chiesto cose e tu non ci sei andato? Io devo fare quello che ho detto no. Perché? Perché io sono attivo, non sono passivo. Quindi lui ti deve fare a te? Mm. Ah, quindi tu vai solo con certi tipi di clienti? Nelle parole del ragazzo emergono miseria, bisogno e contemporaneamente repulsione, vergogna di sé. E perché continui a fare questa cosa? Non cercare un lavoro? Eh sì, ho cercato loro, ma non si trova niente. Mm. Ho fatto il Corriere Espresso da 16 anni a 17 anni, dopo non mi ha tenuto più. Non mi trovo il lavoro, non lo faccio più. Che volevi fare quando eri bambino? Chef, mi sono ritirato il portone di abbettino. E che l'hai mai fatto come lavoro? Mm. I sogni sono lontani dalla realtà e accettare la propria esistenza è durissimo. Io vivo con mio padre. A papà che gli dici che fai quando esci da casa? Io che penso che lavoro fuori? No, mi sa che devo andare da una mia ragazza. Tutti i giorni? No, tutti i giorni. Però vorresti avere un'altra vita? Esattamente. La mattina quando torni a casa come ti senti? Un uomo di morte. Io lo faccio perché a me mi servono i soldi e sono il nuovo cittadino. Lasciamo Marco e poco dopo veniamo avvicinati da un altro ragazzo con la scusa di una sigaretta. Quanti anni sono che la fai? Ma che anni? Che anni? C'ho un po' di mesi. Mm. Però finisci pagando, devo fare questo lavoro per vivere. Ci sono i clienti però tuoi. Oh, sono venire più vecchio dal mondo. Vieni qua, dammi soldi. Io penso a chi voglio io, non è un problema. E che ti chiedono di fare? Un po' di bacio, un po' di affetto, un po' di massaggi. Ti chiedono tanti baci? Perché dice comunque gente molto sola. Sì, se manca un po' d'affetto qua. Ma perché non torni a casa? Torno, ma a casa che faccio? Mia madre non lavora, quando noi che non vede. Solo mio padre lavora, cioè prendi pochi soldi. Così guadagno di più, posso mandare un po' di soldi a casa. Senti, a tua madre che gli dice che lavoro fai? Si mette a piangere. Penso che fai l'infarto, non più. In queste parole c'è un oceano di rassegnazione e di comprensione, tutta una normalità precaria, velata di malinconia. Dall'altra parte della strada, un uomo di mezza età gli fa un cenno, è un cliente abituale, il ragazzo ci saluta e scompare verso la stazione.